Salve a tutti, la chef Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina. Oggi facciamo dei cordon bleu ai funghi. Quindi al posto della carne useremo dei funghi e in particolare dei pleurotus. Li riempiremo con della scamorza affumicata, emmental e del prosciutto cotto, nel mio caso arrostito. Vi lascio agli ingredienti e alla Per preparazione. i nostri ingredienti ci serviranno 400 g di funghi Pleutorus. Come vi ho detto, prendete quelli a foglia molto larga. 100 g di Emmental a fettine sottili, 100 g di provola affumicata e chiaramente anche questa la taglieremo sottile. 100 g di prosciutto cotto arrostito, ma voi potete usare, se volete, anche del prosciutto cotto classico, del prosciutto crudo o della pancetta tesa sottile. Poi ci serviranno un uovo e 100 ml di latte, e poi se servirà ne aggiungeremo un altro poco, farina, pan grattato, sale, pepe e olio per frittura. Useremo o un'arachidi o un girasole. Per accompagnare i nostri cordon bleu faremo una bella insalatina: rucola, finocchio e pomodorini. In più, se vi piace, anche della carota. Un consiglio prima di andare avanti con la preparazione: quando comprate i funghi, ricordatevi di non cucinarli subito, quindi vi conviene comprarli il giorno prima per il giorno dopo. Questo perché? Perché, come tutti i funghi, anche questi hanno acqua. Quindi noi ce li mettiamo in un vassoio belli larghi o con un panno da cucina sotto o con della carta assorbente da cucina e li facciamo stare così per un giorno o una notte, bastano anche 12 ore. Faremo asciugare un po' i nostri funghi in modo che poi sarà più facile farli cucinare e poterli comunque friggere in modo che non schizzino troppo, anche se noi poi li asciugheremo ulteriormente, non prima però di averli puliti con sempre carta da cucina. Incominciamo con la preparazione. Per prima cosa dobbiamo pulire i nostri funghi, quindi io incomincio a staccarli facendo attenzione a non romperli, ci possiamo aiutare anche con un coltello. Ecco qui. Come vedete io li taglio in modo da non romperli. Prendo chiaramente le foglie più grandi. Cominciamo con prendere i nostri funghi e leviamo questa parte che è un po' dura. In questo modo. E qua chiaramente vedete c'è anche un po' di terra, quindi è un'ulteriore pulizia che facciamo ai nostri funghi, perché questi non li laviamo. Li tamponeremo e li puliremo con la carta assorbente. Levate anche, vedete, questo piccolo rigonfiamento. Ecco qui. E ce li facciamo tutti così. Questi, se volete, li potete anche lavare e aggiungerli agli altri che vi sono rimasti. Una volta che li abbiamo tagliati e puliti dal poco terriccio che avevano, ce li asciughiamo schiacciandoli. Non vi preoccupate, questi non si rompono, sono abbastanza tenaci e quindi li rendiamo anche più sottili in questo modo. E vedete, esce acqua e questo ci dà la possibilità di asciugarli anche bene e chiaramente li puliamo anche un poco. Quando la carta è
un po' troppo bagnata, chiaramente sostituiamola. Controllate sempre che non ci sia terriccio, ma devo dire che questi funghi hanno anche questo di pregevole, hanno poca terra se non alla base, però possono averla in queste piccole piegature, quindi controllate. A me sono puliti, quindi uso lo stesso foglio di carta anche per schiacciarli, però se vedete che c'è terra, usate uno per pulire e uno per schiacciare e levare l'acqua in eccesso. Come vedete, io ho tagliato tutto, formaggio, scamorza, prosciutto, ed è sottilissimo. Questo è importante, altrimenti tenderanno ad aprirsi. Quindi tagliate tutto sottile. Io vi ho dato la quantità di 100 grammi. Forse ce ne vorrà un po' di meno, ma a seconda di quanto doppio lo farete, quindi rimaniamo con i 100 grammi che abbiamo lasciato per ogni cosa. Adesso ci prendiamo l'uovo e il latte, li uniamo insieme, uovo con il latte, un po' di sale e un po' di pepe. Battiamo e adesso questo lo mettiamo da parte perché dobbiamo creare i nostri cordon bleu e passarli nella farina. Fate un ulteriore controllo e rendetelo tutto piatto il nostro fungo. E adesso ci possiamo riempirli e passarli farina, uovo e pan grattato. Prendiamo due fette più o meno uguali, schiacciamole nuovamente e incominciamo a riempirle. Allora, la nostra fettina di Emmental, la nostra provola e per finire il nostro prosciutto. Semplicissimo. Adesso chiudiamo, schiacciamo bene da tutti e due i lati. Passiamo nella farina poi passiamo nell'uovo, facciamo bene i bordi e poi mettiamo nel nostro pan grattato. Mettete il pan grattato anche nei bordi, mi raccomando, sigillate bene e laddove vedete che rimane un poco separato, schiacciate e fate aderire bene. Ora che li abbiamo preparati tutti, ripassiamoli di nuovo nel pan grattato, schiacciando molto bene. Cerchiamo di chiuderli il meglio possibile. Per la frittura vi consiglio di usare una padella non molto grande, olio abbondante, per cui se l'olio si dovesse sporcare un po' per il pan grattato, un po' per la fuoriuscita al limite di formaggio, lo possiamo sostituire, quindi sprechiamo meno olio. Ci metteremo un po' di più, ma sarà un fritto fatto bene e pulito. Per i nostri cordon bleu prepariamo la nostra padella, come vi ho detto, non molto grande, carta assorbente su un piatto o un vassoio e i nostri cordon bleu pronti. Portiamo il nostro olio a 175. Non deve essere troppo caldo perché comunque sono crudi e un po' si devono cuocere, rimarranno comunque belli al dente. Come vi ho detto, attenzione, possono schizzare un po' perché potrebbe fuoriuscire un po' di quello che c'è dentro. Cucchiaio e forchetta per girarli.
Siamo pronti. Ora che l'olio è bello caldo, incominciamo a friggere. Sciuriamo sempre i lembi. Scroliamo un poco il pangrattato in eccesso. Facciamo dorare da un lato e poi li giriamo. Belli dorati, io l'ho girati come vedete. Facciamo dorare anche dall'altro lato. Una volta belli dorati, li poggiamo su carta forno a raffreddare. Ricordiamoci dopo 1-2 minuti di rigirarli. Questi dovrebbero essere serviti belli caldi. Continuiamo a friggere. Ecco i nostri cordon bleu pronti per essere serviti con l'insalatina accanto. Ve li voglio far vedere aperti. Questo è uno di quelli piccoli. Come vedete, rimangono belli compatti e si tagliano facilmente. I nostri cordon bleu sono pronti. Vi lascio alla ricetta e buon appetito e alla prossima!